il Mosasaurus, che stavi facendo di bello? Stavo girovagando un po' nel pianeta, poi invece... Anche noi girovaghiamo, vuoi unirti? Beh, certo che sì. Allora, come te la passi in questo posto? Tutto sommato niente male, qui fortunatamente abbiamo lavi e mari, con pesci del tutto diversi rispetto al vostro pianeta. Oh beh, non sarebbe male provarli. Lol, non so se ti piaceranno, hanno un gusto abbastanza particolare. Tralasciando questo, come dicevo, tutto bene, qui bisogna ambientarsi alla fine, come ha fatto Shark Pop. A proposito di te, Shark Pop, ma come hai fatto a diventare così? Cioè, da come ti ho visto nello scontro con Godzilla eri diverso. Eh sì, io in realtà ti stavo osservando da lontano durante la battaglia. Beh, è una lunga storia, però posso raccontarvela per far passare il tempo più velocemente. Bene, ricordate quando ho sconfitto Godzilla? Allora io vado, ho altre missioni da fare. Ciao dinosauri! Ero andato lontano dagli altri dinosauri per cercare altri nemici da mettere a tappeto, ma non incontrai un nemico, ma un portale. Un portale nel bel mezzo della foresta. Per via della mia estrema curiosità, entrai nel portale. Questo mi ha portato in un paesaggio completamente viola, che ora sapete bene che è un paesaggio di Xaronte. Ero parecchio confuso, ero sommerso in un turbine di emozioni, ero spaventato, stupito e tante altre cose che ora non tornano nella mia mente. Dopo qualche minuto, delle strane creature arrivarono minacciosamente, puntandomi un'arma al plasma dritta in faccia. Ero impalato, perché non sapevo se fossero creature più forti di me. Mi iniziarono a chiedere chi fossi e perché fossi entrato nel portale. Dio, ansiosamente, dissi, non sapevo cosa ci sarebbe stato oltre il portale. Scusatemi, se proprio devo tornerò nel pianeta Terra. Ma subito dopo aver finito la frase, una figura dietro le creature si avvicinò, ed era proprio lui, Space Mosasaurus, che fortunatamente in realtà mi conosceva da molto, grazie ai notiziari, sapeva che era una sottospecie di eroe che difendeva la Terra, e quindi mi invitò ad unirmi alla sua pattuglia, fra virgolette, per aiutarlo in eventuali missioni in vari pianeti. Io, un po' dubbioso, ma allo stesso tempo positivo, accettai. Pensai poco dopo che insieme a degli alleati avrei avuto più conforto e sicuramente più lavoro di squadra. I primi giorni furono abbastanza difficili. Space Mosasaurus mi costrinse a sconfiggere varie minacce, senza armi, ma solo con i miei poteri, che si dimostrarono non tanto forti contro creature del genere. Ma col passare del tempo, grazie ai vari allenamenti di Space Mosasaurus, mi potenziai nettamente, riuscendo a sconfiggere creature di potenza ad alto livello. Inoltre, una grande specialità di Xaronte che emesso, dopo molti giorni, cambierà aspetto e forza, quest'ultima in modo positivo. Infatti, da come vedete, ora sono diverso rispetto a quando ho sconfitto Godzilla, ed ho finalmente un'arma, prestata da Space Mosasaurus, un mitragliatore estremamente forte con colpi cosmici, ed ora eccomi qui, dopo aver sconfitto una marea di nemici, come un mosasauro demoniaco. Wow, incredibile! Immagino che ora tu ti senta soddisfatto del percorso che hai fatto per diventare così forte. Molto god, molto. Comunque, tralasciando questo, mi piacerebbe se tu mi dia più informazioni su questo pianeta, visto che ormai viviamo in essa. Ovvio, seguitemi pure. Sono alcuni degli abitanti, tutti hanno un singolo colore della pelle, un mix fra viola, blu e fucsia, quasi come se ci fosse l'universo dentro di loro. Wow, che figata, e come è possibile? Beh, per ora non è ancora stato scoperto, c'è da contare il fatto che noi siamo creature non provenienti dalla Terra o altri pianeti, ma provenienti da qui, ovviamente.
capisco, che altro c'è qui? Beh, oltre agli abitanti, qui come vedete il cielo è completamente viola, per via dell'atmosfera di questo pianeta. Abbiamo tante risorse minerarie qui, grotte esterne e grotte sotterranee, da cui possiamo estrarre ogni tipo di risorsa, per via della nostra alta tecnologia. Siamo in prima classifica riguardo all'ambito di tecnologia ad altissimo livello, infatti, possiamo permetterci di tutto. Inoltre questo pianeta ha uno scudo incorporato, progettato da costruttori protetti. Esso è in grado di resistere ad armi nucleari o armi da fuoco di estrema potenza. Il nostro obiettivo è potenziare ancora di più lo scudo, per renderlo immune anche ad armi cosmiche, spaziali o ad alta tecnologia. Questo pianeta poteva tranquillamente chiamarsi la Via del Paradiso, è fantastico. Già, anche se qui non è tutto rosa e fiori, sentitemi bene. In questi ultimi giorni abbiamo avuto dei gravi conflitti con la Terra. È da anni che questa popolazione è contro di essa, anche se io, segretamente, sono riuscito a proteggerla in eventuali catastrofi naturali. Fortunatamente, la Terra riteneva pericoloso questo pianeta nel nostro sistema solare ed iniziò a mandare truppe contro di noi. Il nostro capo, Destroyer Godzilla, rispose mandando dei tormentosi nel pianeta Terra, dei draghi color violaceo capaci di scatenare gravi catastrofi, ed ancora oggi vengono mandati nella Terra. Aspetta, ma creare dei conflitti fra due pianeti potrebbe scatenare qualcosa di terribile. Dobbiamo fermare ciò ad ogni costo. Io vengo lodato qui e vengo nominato anche dio dello spazio, ma qui non sono il più forte. Destroyer Godzilla è il padrone dello spazio, colui che è venerato, un dio cosmico, con potere che nessuno sarebbe in grado di immaginare. Per questo è meglio che io non mi opponga, perché potrei fare una brutta fine e sapete che senza di me perdereste un grande alleato, vero? Dannazione, per una volta ero così tranquillo e guarda un po' cosa mi tocca sentire. Attivazione protocollo di controllo totale.